Premettiamo che non siamo contro il marketing della città, ma siamo contro quello che è un marketing a utilizzo personale. Infatti, quello che ci chiediamo è se ci sarà mai fine all'ingordigia buffata mediatica che stiamo assistendo in questa città. Bucci non paga dello staff, di per sé numeroso, che ha già a disposizione tra comunicatori e videomaker, sceglie di spendere ulteriori 6.000 euro per un video di saluti natalizi. La domanda che ci poniamo: non ha proprio trovato tra le competenze chi ha già a libro paga? Chi potesse fare senza sottrarre ulteriori soldi alle casse comunali? Crediamo che questo sia solo la punta dell'iceberg in una politica malata, malata di megalomania a causa di un inaccettabile sperpero di fondi alimentati con le tasse dei cittadini. Sì, sarà anche vero che il tricapodanno a Genova si è preso un palcoscenico nazionale, ma alla fine non si può sempre giustificare i mezzi. Sopra certe cifre non si possono fare affidamenti diretti, esistono regole e queste regole vanno rispettate. Ma Genova, con la regione a fare da palo, ha scelto di spenderne quasi 400.000, dividendo tutto in quattro tranche. Purtroppo però voglio ricordare che sopra i 40.000 euro questo non è possibile. E così la Procura giustamente ha avviato un'indagine. Partita, è bene dirlo, da un esposto e non da un fantomatico nemico della Genova meravigliosa, ma direttamente dalla Procura, che vuole capire se dietro lo spezzatino delle diverse trans ci sia meno una turbativa d'asta. Intanto, nell'ubriacatura appunto del tricapodanno genovese, apprendiamo che Bucci, non pago del primo clamoroso flop, intende ripetere Genova Jeans, già costata ai cittadini genovesi 1,4 milioni, per non dimenticare il famoso scivolo di piazza di via 20 settembre con 130.000 euro a costo dei cittadini, dimenticandosi però di fatto le politiche sociali, le politiche del lavoro e quelle appunto che magari mettono i cittadini in mezzo a un corridoio del pronto soccorso per giorni. Caro Sindaco, il prossimo Capodanno, che speriamo non sia un pentacapodanno, nel suo discorso finale, per cortesia, giustifichi anche i costi della comunicazione, perché questo si tratta della sua comunicazione, caro Sindaco.